Salve a tutti amici di Opinione di Luzio, oggi siamo qui con un esperto giurista che ci spiegherà ci risolverà uno dei misteri che più assillano gli studiosi di diritto, sia delle superiori che dell'università, e cioè che cosa siano esattamente le pandette di Giustiniano. Ma sono gli studi che si faceva del diritto romano, a un certo punto ha deciso di mettere tutto insieme, almeno così c'è poteva essere un po' di conoscenza in tutto. Una specie di bignami, diciamo. Ma no, più di un bignami. Un bignami grosso. Allora, detto fra noi, tutti i maggiori istituti del corpus iuris civilis sono rappresentati oggi all'interno del nostro codice civile, che pure ha subito per certi versi il rifacimento dovuto dal codice napoleonico, però fondamentalmente abbiamo ancora le basi degli istituti, sono quelli del diritto romano, abbiamo il mutuo, abbiamo l'obbligazione che è la cosa che al di là di tutte le innovazioni che ci possono essere rimane ancora importante e centrale ed immutata, perché come diceva il diritto romano, obbligatio est iuris vinculum quo necessitate ad stringimur aliquius rei solvende secundum iura nostre civitatis. La pandetta. Quindi, invece? Fondamentalmente, quando noi parliamo di un'obbligazione che può per esempio riguardare il pagamento di un debito o il pagamento di un certo corrispettivo di denaro, oppure un obbligo di fare o trasferire un qualcosa, un bene in genere, noi utilizziamo uno strumento che è quello del diritto romano, che è quello dell'obbligazione. Allo stesso modo noi all'interno del nostro diritto ancora abbiamo una tipologia di contratti che sono i contratti reali, che sono da non confondere con i contratti ad effetto reale, ma i contratti reali sono per esempio il comodato, il mutuo. I contratti reali sono i contratti che si perfezionano con la consegna della cosa. Quindi all'interno del contratto la consegna della cosa diventa un elemento essenziale della forma del contratto. Che dire di più? Cioè, a pandette vorremmo sapere, però vabbè. Le pandette sono le raccolte di diritto nelle quali, non c'è solo il corpus iuris civilis, che il corpus iuris civilis è una parte delle pandette, ma ci sono anche le varie i vari pensieri, la varia dottrina dei vari giuristi, quali possono essere Carlo, Pignano, Ulpiano. Interessantissimo, scusa se ti chiedo però più sintesi. Io credo che i nostri telespettatori vorrebbero sapere una cosa. Sì. Le pandette è un'opera che vale la pena tenere in bagno, che può essere utile in certi ambienti, oppure no? Questo è il problema. Diciamo anche per non esperti. In realtà un'infarinatura per un civilista di sul comodino romano non fa mai male. Quindi, meglio sul comodino o meglio sul mobile del bagno le pandette? Bene, allora a questo proposito c'è un problema, posso dirlo, sul comodino e sul mobile del bagno potrebbe sì essere utile a un giurista, però questo giurista dovrebbe essere molto ferrato in latino, perché purtroppo sono scritte in quella lingua. Se così però non è, può utilizzare uno strumento che ultimamente è possibile avere, che è la traduzione del digesto fatto da alcuni professori dell'Università La Sapienza di Roma, che se a qualcuno interessa avere un'infarinatura oppure ricordare i principi contenuti all'interno del corpus iuris civilis e del digesto in generale, tramite questa opera di traduzione si può fare senza conoscere il latino. Avrei bisogno che mi diceste dove cazzo sono, perché se qualcuno non se ne fosse accorto sto cercando di guidare. Sì, no, è... Cosa te manca? È Luzio che alita come l'asinello del presepio. E quindi non è colpa di nessuno, in realtà. Ascolta, vuoi salutare i nostri telespettatori?
dicendo, dando un consiglio per tutti, cosa sul comodino e che cosa sul mobile del bagno da leggere. Sul comodino quello che si vuol vedere prima di addormentarsi, quindi qualcosa anche abbastanza di noioso. Sul mobile del bagno quello che si vuole sapere, ma non si ha il tempo di leggere durante la giornata. Te la senti di dirci due titoli però? Il Principe di Machiavelli. Visti da vicino di Andreotti, che è molto interessante perché vuol far politica. Dove? Nel bagno. Nel bagno? Il bagno è dove si forma la cultura umanistica. Ok, allora quindi nel mobile del bagno, ripetiamo con chiarezza. Mobile del bagno, Il Principe del Machiavelli, Sun Tzu, L'arte della guerra, ci possiamo mettere Visti da vicino di Andreotti, ci possiamo mettere, voglio dire, Montanelli, I conti con me stesso, oppure dopo uscirà anche dal bagno. Alcune stanze di Andreotti, e poi non mi ricordo più quali sono gli invece, altri libri che ho nel bagno. Vabbè, e invece in comodino? Questi nel bagno, e sul comodino cosa mettiamo? Sul comodino ci possiamo mettere un Montanelli, L'Italia di Berlusconi di Montanelli Cervi. Ok, con questo